Sì, diciamo che i prezzi non sono tanto differenti da quelli proposti l'anno scorso, anche se quest'anno sembra che ci siano almeno quattro partite in più. Ad oggi non abbiamo certezza, però non volevamo fare come l'anno scorso di partire tardi con la campagna abbonamenti e di far fare le fughe ai nostri tifosi che aspettavano da tempo questa cosa. Con tutta la calma, da oggi pomeriggio alle ore 16 parte la prelazione, cioè quindi i nostri vecchi abbonati da oggi fino a martedì 2 agosto hanno possibilità di venire a rinnovare il vecchio abbonamento e quindi di avere la prelazione. Da martedì 2 c'è la vendita libera, quindi chiunque vuole abbonarsi all'Arezzo lo può fare tranquillamente in tutte diciamo, le posizioni dello stadio, come potete vedere poi anche qui dietro nel Fino dettaglio. al 9 settembre. Fino al 9 settembre, fino al 9 settembre alle ore 17. Abbiamo alzato la media dei bambini, nel senso che anche fino all'anno scorso i bambini fino a 7 anni erano gratis. Noi quest'anno, proprio per avere un senso d'appartenenza, per riportare i genitori con i bambini allo stadio, abbiamo fatto due nuove iniziative. Una è che i bambini fino a 10 anni non pagano il biglietto allo stadio. E credo che in Italia siamo tra le poche che fanno questa cosa. E in più, praticamente una famiglia composta da tre persone, sul totale gli facciamo un 15% di sconto sul totale degli abbonamenti. In qualsiasi abbonamento che uno acquista, con l'aggiunta di 15 euro, può tranquillamente prendere la carta Sportube, che è scontata di 10 euro se la comprasse normalmente tramite internet o tramite qualche rivenditore, quindi scontata di 10 euro trova chi è che non può venire in trasferta, mi auguro in pochi, che può vedere da casa tranquillamente le partite in trasferta dell'Arezzo. In più chi acquista il nostro abbonamento, questo è dopo diciamo, la nostra affiliazione con il calcio femminile, chi acquista l'abbonamento dell'Arezzo può andare a vedere anche tutte le partite del calcio femminile.